Ben ritrovati amici di TG Architettura. Sono disponibili gratuitamente online da lunedì scorso le banche dati ipotecaria e catastale dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso i canali Entratel e Fisco Online, i contribuenti possono consultare tutti i dati relativi ai propri immobili e verificare ad esempio la planimetria o la rendita, la classe e la categoria catastale. Il servizio di consultazione di questi dati è già disponibile negli uffici provinciali del territorio. Le informazioni catastali potranno essere consultate gratuitamente anche presso gli sportelli catastali decentrati, in questo caso non solo per le persone fisiche. Ad animare il nuovo distretto milanese di zona Sant'Ambrogio durante il Fuori Salone 2014 sarà l'esposizione Quartier Generale Duhat Design 2014, l'iniziativa dedicata all'innovazione di prodotti, servizi e materiali che coinvolge start-up per autoproduttori, artigiani, designer e creativi. Duhat Design 2014 sarà centro nevralgico di zona Sant'Ambrogio, il progetto di un nuovo distretto territoriale di Milano, ideato con l'obiettivo di costruire un nuovo sistema di relazioni. Mostre ed eventi diffusi disegneranno una grande mappatura della città, nonché una rete di storie, racconti e relazioni basate sui rapporti di collaborazione. E torniamo ancora a parlare di attualità. Ingegneri e architetti che dichiarano redditi bassi possono decidere di non pagare il contributo soggettivo minimo, ma una quota proporzionale al reddito prodotto. È la novità presentata nei giorni scorsi da Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti. Con una modifica al Regolamento Generale di Previdenza è stato stabilito infatti che i professionisti che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro già da quest'anno potranno evitare di pagare il contributo soggettivo minimo di 2.275 euro. In alternativa, a dicembre 2015 dovranno versare il 14,5% del reddito dichiarato ai fini IRPEF. È stato inaugurato lo scorso 21 marzo a Seul il Dongdaemun Design Plaza, progettato da Zaha Hadid Architects. Il complesso, concepito per ospitare parchi verdi, spazi polifunzionali, spazi museali, sale conferenze, laboratori di progettazione, una biblioteca e spazi pubblici, occupa una superficie di 85.000 metri quadrati. L'edificio, realizzato su di un'area precedentemente occupata dal Dongdaemun Baseball Stadium, ingloba un parco verde della superficie di 30.000 metri quadrati, pensato per garantire continuità e dialogo tra architettura e natura. Il complesso dalla forma scultorea è rivestito da quasi 50.000 pannelli di alluminio che accendono di riflessi argentati l'imponente struttura in cemento armato. Guardiamo ora il futuro campus dell'University of Technology and Science, opera di Denton Corker Marshall, prendere vita in questa animazione 3D.